Era un uomo di fiducia di Eboli che forniva la droga alla organizzazione criminale di Potenza che è stata arrestata e sgominata dalla procura antimafia lucana guidata dal procuratore di origine pollese Francesco Curcio. La polizia antidroga ha scoperto almeno 20 viaggi in provincia di Salerno ad Eboli per acquistare sostanze stupefacenti e portarle poi in Basilicata. Dalle immagini fornite dalla polizia di Stato si nota come lo spaccio avveniva in parchi o nei pressi anche delle scuole, quindi in luoghi frequentati da minorenni, azioni che hanno aggravato il quadro accusatorio delle 42 persone finite in manette appartenenti a due organizzazioni distinte ma contigue. L'Ebolitano a finire in manette e Younes Orsan, residente ad Eboli di origini marocchine. Era lui l'uomo di fiducia per l'organizzazione criminale dedito alla spaccio che aveva sede a Potenza e a Tito, in provincia di Potenza, l'organizzazione sgominata dall'operazione portata avanti ieri dalla Polizia di Stato lucana.